Buongiorno ragazzi, stanotte è stata una delle notti più belle e tranquille vissute in tenda della mia vita. Sono in un posto bellissimo e ho dormito alla grande, anche se gli occhi magari non lo danno a vedere. Ora apro e così vedete fuori. Non riesco ad alzarmi e partire. Comunque questo parco qua è un parco statale gestito da due signori, da un marito e moglie, dove puliscono, tengono ordinato. Ci sono dei bagni basici con il water e basta, una sorgente d'acqua potabile, e poi ti mettono in una piazzola che è in mezzo, in the middle of nowhere, quindi nel mezzo del nulla, in questa foresta fantastica. E bellissimo poter dormire in mezzo alla natura e non pensare a guardare ogni secondo se arriva qualcuno, se non arriva. Al massimo qua ti attacca un orso, ma non è che vuole mangiare te, perché sente magari odore di cibo. Ah, sarei qua tutta la vita. Adesso metto casa qua, ma devo ripartire. Godetevi il fiume. Questo è il parco campeggio in cui sono appena stato. E questo è il fiume che va direttamente sul mare. E ho dormito accanto a questo fiume qua stanotte. Sotto ho visto i primi leoni marini e credo che nella direzione in cui vado io ci sia un luogo dove si radunano tutti, tipo una grotta. Se riesco vado a vederli. E comunque sia, cercherò di fermarmi a Florence, cioè Firenze, che è una delle prossime città. Uno, perché non mi funziona più il telefono, cioè non prende più il telefono, non capisco se è la zona o il telefono che non funziona. E due, perché così mi riposo. Andiamo a vedere sti leoni marini. Ho dovuto pagare $14 per andare alla cava. Speriamo ne valga la pena. Breve ma intenso. Ora cerco di vedere anche cosa c'è all'esterno. Thank you. Bye bye, have a good day. Thank you.
Voi non le potete vedere perché io non ho, non ho un obiettivo, una lente per la videocamera abbastanza potente da arrivarci. Ma ogni tanto vedo gli sfiati delle balene che passano di fianco alla costa. Mette i brividi questa cosa qua. Io non ne ho mai vista una da vicino. È uno dei posti più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita, questa parte di costa. Bellissimo. Enormi che si vedevano dalla strada prima e adesso viste da qua sono tipo dune del deserto, sono fichissime. Allora, sono arrivato in questo campeggio qua in Florence, che dà la possibilità ai camminatori e ai ciclisti di pernottare per tipo $8-9, quindi tipo 7-8 euro, e ti danno uno spazio in questo modo qua. Il problema è che posso stare solo una notte perché hanno questa policy in Oregon di farti stare solo una notte a questo prezzo per gli homeless, quindi per i senza tetto. Non ho ben capito in realtà questa politica. Domani magari chiedo se posso andare in una piazzola normale pagando il normale, quei $20-30 che sia, però io ho bisogno di fermarmi per editare i video, lavarmi un po' la roba, e in più ho bisogno proprio di rilassare le gambe. Lavoro col cervello ma lascio riposare le gambe. Fa freschino. Mi sto facendo una pasta asciutta, lavoro un po' al computer, domani probabilmente mi fermo qua, così domani magari carico dei video, eccetera. Basta, io mangio e poi ci vediamo per la buonanotte dentro la tenda. Sono già stanco morto, sono le 9:30, sono sempre stanco. Ci vediamo in tenda. Sono cotto. Domani monto video, quindi non registrerò, registro dopo domani quando riparto. Buonanotte e adesso vado a cercare di prenderlo perché sembra molto lontano. Buonanotte. 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 Buonanotte.